Come potete vedere qua c'è un sacco di acqua fuori, in quanto ho modificato il mini pond, togliendo i medaka e lasciando dentro i due, diciamo, avannotti di Shobunkin e di pesce rosso. Ho lasciato sempre la pistia, ma la modificherò perché è un po' tutta mangiucchiata e quindi dovrò toglierla e metterne un po' di nuova. Qua vediamo sempre il piccolo Shobunkin, eccolo lì. Se riesco vi faccio vedere anche il piccolo di pesce rosso. Se riesco a farvelo vedere, lo Shobunkin, eccolo. Sono tutte e due là sotto, i due birbantelli. Allora, vi dico che ho cambiato un po' il fondo. Ho lasciato sempre le pietre, quindi la ghiaia, ma ho messo un po' di sabbia che mi aveva lasciato la signora dell'acquario. L'abbiamo messa in un sacco e pensavamo di riutilizzarla in questo modo. Infatti la sabbia è tutta là sotto, poi ovviamente se pioverà si abbasserà tutta quella sabbia che è un po' sulla ghiaia, però comunque l'effetto è tranquillo, lì è zona ghiaia e qua la zona sabbia, con il classico papiro che sta uscendo tranquillo, un po' marcio perché ci sono un po' di radici dentro e un po' radici fuori. Comunque detto ciò, questo è il mini pond aggiornato. Per quanto riguarda la vaschetta dei medaka, li ho messi tutti qua dentro, quelli due platino, uno e questo, li ho inseriti poco fa anche insieme ai black sparkling, quindi due e due li ho inseriti qua dentro. Alla fine quindi ce ne sono 9 più 4, 13 medaka ci sono qua dentro, tutte di diverse colorazioni. Ovviamente cambio anche la pistia, la cambio dopo una settimana perché poi deve fare l'ossigenazione dell'acqua, l'ombra dell'acqua, e non voglio che marcisca dentro e, diciamo, renda puzzolente la vaschetta. Però comunque si vede che quelli che avevo messo nel mini pond sono cresciuti e sono più grandi rispetto agli altri. Ora ve li mostro più nel particolare. Questo è Black Sparkling, vi faccio uno zoom. E come potete vedere, rispetto agli altri pesci sono un po' più grandi. Vedete là quello platino più piccolo, piccolo, grigio piccolo, ci dovrebbe essere arancio, ma non... Eccolo, vedete che sono di due dimensioni differenti perché hanno due età differenti. Cazzo c'ho qua sopra? Sto dicendo che ho visto che c'è del sangue perché ci sono un botto di zanzare. Con tutta quest'acqua ferma attira un botto di zanzare. Invece qua aggiornamento piccoli di medaka, vi faccio uno zoom, eccolo lì, il piccolino insieme alla madre. Ovviamente non c'è solo quel piccolino là, è sotto tutta la pistia e ho paura di ucciderli, però posso mostrarvi anche questo qua piccolino. Ce ne sono un sacco qua sotto. E spero proprio che diventano grandi, così possiamo allargare questa e farne una completamente nuova, più grande anche di questa qua. Ora vi faccio vedere come proteggo i medaka da, tra virgolette, acquazzoni oppure uccellini che vengono a beccare qua la vaschetta. Prendo una rete che avevo utilizzato per fare il filtro un anno fa, ce lo metto sopra, ci metto il martelletto qua, la zappetta, così, poi ci metto il sottovaso. Ah, anche qua l'allevamento procede molto bene. Ricopro il tutto, così gli avannotti là sono a posto e anche questi sono un po' scoperti, ma almeno cade un po' d'acqua se ci sono gli acquazzoni, così si rinfresca anche un po' l'acqua e siamo tutti più felici.